Allora, buonasera a tutti. Diario di bordo, giorno 68. Eccoci di nuovo qua, io e voi e voi ed io. Il tempo passa, ma non abbiamo ancora quelle certezze sul futuro che da tempo avremmo voluto avere e che speriamo di avere il prima possibile. Da lunedì entrerà in vigore un nuovo DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma da oggi ci sono ancora Ancora ad oggi ci sono ancora molti aspetti non chiari e che speriamo in questi giorni man mano ci vengano chiariti, alcuni li eh, spiegherò in seguito in base anche alle riunioni di questa mattina. Ad esempio, abbiamo assistito in questi giorni alle polemiche sul significato che potremmo attribuire a affetto stabile e quindi quello che dal 4 di maggio potremo poter andare a trovare da quelle persone che potremo andare a trovare. Oggi il vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a una trasmissione di Radio Rai un giorno da pecora, ha spiegato che anche questa categoria di persone rientra tra quelle eh, legate all'individuo. Quindi anche un'amicizia può essere un affetto stabile se è considerato un amico vero e non una scusa per uscire. Il 26. Aprile, quando il Premier Conte ha presentato il nuovo DPCM, si era solamente parlato di congiunti senza specificare chi rientrasse in questa categoria. In seguito è stato chiarito che nella misura era prevista la possibilità di fare visite anche ai fidanzati purché in una relazione stabile e adesso con le dichiarazioni di Sileri anche i veri amici. Eh, mi dà l'impressione di un po' un tela libera tutti, nel senso che di fatto possiamo andare a trovare... Tutti con la scusa di andare a trovare l'amico. Eh, nel frattempo, però, rifletto e, e penso a quelle attività che, a, alle quali invece chiediamo di rimanere chiuse. Eh, si parlava oggi proprio di alcune cose di attività che possono influenzare l'andamento del famoso indice R con 0 quindi quello che ci dice quanto eh, da una persona se ne possono contagiare delle altre che abbiamo bisogno di portare il più vicino allo zero, che nel momento della crisi era superiore anche al 2 e sembra che i negozi da studi che sono anche sulla scrivania del presidente del consiglio di ministri dicono che le attività di fatto non innalzerebbero questo, questo indice quello che si teme è che la socializzazione portata a uscire per andare nei negozi la gente si incontra, si trova, si ferma, eh, si concentra e potrebbe invece avere delle conseguenze negative eh, è una cosa su cui rifletteremo tanto tempo ho tutti i miei dubbi eh, che eh, se si vuole tenere fermi ci si tiene fermi e se si apre a, che, a cose come il trovare l'amico invece eh, si costringono ancora delle attività a stare ferme quando abbiamo visto che basterebbero dei rigorosi protocolli e chi li riesce a rispettare può eventualmente operare, come ci hanno insegnato a farlo davanti alle farmacie, come ci hanno insegnato a farlo davanti ai supermercati e come poco alla volta da lunedì con le nuove aperture faremo anche dalle altre parti. Anche se devo dire, e qui piange ancora di più il cuore. Si chiede a qualcuno un sacrificio, c'è gente che forse non aprirà più la sua attività, oggi girando per Asti sembrava una Babele, sembrava davvero eh, gente per strada che passeggia, ragazzini a gruppi che giocano, eh, persone che sono ferme, anziani alla fermata del pullman, a gruppi di 3 o 4 seduti vicini che se la raccontano, eh, situazioni che ci fanno poi magari anche capire perché magari non si ferma questa cosa ma continua a dilagare. Torno a dire che eh, sarebbe quindi stato utile avere questi protocolli, eh, più che altro per far sì che non ci sia discrezionalità nel dire questo vive, questo muore, questo sta aperto, questo sta chiuso, questo si può fare, quello non si può fare. Eh, regole uguali per tutti, chi le rispetta avrebbe avuto la possibilità di muoversi o fare delle cose. Alla luce, ripeto, di quello che stiamo vedendo. C'è buona parte della popolazione che se ne fotte altamente e che non pensa minimamente, che ci sono altri che invece sono a casa che fanno quello che devono fare e ci sono delle persone che non stanno prendendo la loro attività. Eh, ma se il governo, è uno degli interlocutori con cui dobbiamo avere a che fare, perché attraverso, in questo caso lo strumento utilizzato più frequentemente, il DPCM ci dice quali sono le restrizioni e quali scadenze hanno e come ci dobbiamo comportare, un altro nostro interlocutore è anche la regione. E come ho detto ieri, oggi vi è stata un'importante regione, questa riunione questa mattina, presente il presidente della Regione Cirio, i sindaci dei comuni capoluogo e i prefetti di tutte le eh, province. Eh, visto che si è arrivati a una conclusione che adesso vi vengo a raccontare di fatto l'altro incontro di cui avevo parlato ieri di venerdì non vi sarà più e con l'incontro di oggi siamo riusciti ad arrivare a partorire un qualche cosa che cosa si è partorito? diciamo che eh, da un momento all'altro dovrebbe uscire una Ordinanza regionale, non so se nelle prossime ore, non so se domani mattina, comunque per dare alcuni giorni di tempo ai sindaci di ehm, recepirle e di metterle poi in eh, pratica, informando la eh, popolazione, con delle novità. Eh, intanto è stato ben detto questa mattina che da questa domenica decadono tutta una serie di restrizioni che in precedenza la Regione aveva preso in più rispetto a quelle che erano state previste dai precedenti di PCM. E quindi, per esempio, se vi ricordate, la Regione aveva voluto ancora stringere su studi professionali, su cantieri, su cartolerie, sui negozi per abiti per bambino. Tutte queste differenziazioni verranno naturalmente meno. Eh, nel nuovo provvedimento eh, si parlerà essenzialmente di due situazioni che vanno un po' a discostare rispetto a quello che è il DPCM che è uscito a, a livello nazionale e che entrerà in vigore da eh, lunedì. In particolar modo il Piemonte si è differenziato sul discorso delle seconde case eh, che non si potranno utilizzare. L'argomentazione che il Presidente ha portato e che è stata condivisa al tavolo è che ci sono delle realtà come per esempio la provincia di Torino dove ci sono piccoli paesi in montagna e eh, centinaia di migliaia di persone nella città, capoluogo di regione. E uno spostamento di molte persone dalla città ai paesini potrebbe portare dei seri problemi. Eh, io ho fatto presente una cosa, poi capisco benissimo che non si può in una situazione come questa andare a fare le differenze, questo sì, questo no, questo passa, questo ora è meglio farlo in un altro modo e che quindi bisognerà fare per forza una politica su tutto il territorio regionale senza distinzioni. Io mi sono permesso di dire che nella nostra realtà astigiana ci sono in questo momento decine se non centinaia forse anche migliaia di astigiani che rimangono in condomini con la propria famiglia assieme a altre decine di famiglie e che in questi condomini eh, utilizzano le stesse scale, le stesse, gli stessi cortili, che utilizzano eh, supermercati dove vanno centinaia e migliaia di magari di persone e che magari hanno una seconda casa a 5-10 km da Asti in campagna lasciata dai genitori e che magari lì hanno un piccolo orto, un piccolo pezzo di terra, io avrei visto nel nostro caso molto meglio una famiglia lì ferma a casa sua, senza nessun altro contatto, che riesce a essere indipendente anche per il terreno che ha, piuttosto che una vita sociale in un condominio con altre persone, possibilità di avere contatti e quindi di trasferire dei contagi. Lo capisco benissimo che eh, non si può immaginare situazioni diverse per, per tutti. Quindi, che cosa è stato previsto? Non si può andare... Nella seconda casa, ci si può andare, però, ehm, perché ci si può, cioè non ci si può andare a vivere, non ci si può rimanere nella seconda casa, ci si può andare in giornata perché ci sono molte situazioni di persone alla fine della stagione che avevano affittato eh, le case, eh, sono alla fine del contratto, devono ritirare della roba. Così come magari ci sono persone che nella propria abitazione, per motivi indifferibili, debbono andarci. Allora, sul territorio della regione Piemonte. Se eh, le cose che ci sentete questa mattina verranno confermate dal decreto che tra poco uscirà, si potrà andare in giornata e bisognerà ritornare alla propria residenza eh, senza appunto la soffermarsi. Il secondo grande problema eh, e quindi argomento di cui si è dibattuto è il take away, eh, che non riguarda soltanto bar e ristoranti, ma riguarda tante anche altre vita, attività artigianali come pasticcerie, come gelaterie. E allora se sembrava inizialmente che il Take Away in Piemonte non ci sarebbe potuto essere, nei giorni scorsi abbiamo sentito alcune dichiarazioni e molti si erano già da subito preoccupati o perlomeno una parte quelli interessati si sono preoccupati, magari altri l'hanno intesa come un elemento più restrittivo e gioivano di questo, eh, di fatto dalla riunione di questa mattina si demanda ai sindaci eh, un po' di gestire questa situazione, o meglio la regione Dirà che si può eh, svolgere, effettuare l'attività con il mezzo lo strumento del takeaway eh, dal 4-5 in tutto il territorio regionale ad eccezione della città di Torino, per la quale si partirà dal 9-5. Eh, è una città con molti più abitanti è una città con molti più esercizi che utilizzano questo metodo eh, di vendita. Possibilità quindi di assembramenti, necessità di avere più tempo per cercare di regolamentarlo. Eh, se si rispettano quindi le regole e le prescrizioni, sarà possibile eh, questa attività eh, demandando ai sindaci il controllo. L'attivazione avverrà attraverso una comunicazione che eh, dovranno le aziende, che, le, le attività che vogliono eh, praticarlo fare al comune. Appena però avremo tutto nero su bianco, se non riusciamo, quindi di questa sera, come credo, lo commenteremo domani più nello specifico. Alcune prescrizioni sono, per esempio, che la Regione Piemonte prevederà due metri di distanza fra i clienti che sono fuori prenotazione da remoto, quindi non si va lì per prendere e andare via ma io ti telefono, ti prenoto mi dici quando venire perché ci sarà bisogno dell'appuntamento per il ritiro quindi una serie di accorgimenti per evitare assembramenti e contatti fra le persone eh, ci sarà bisogno della mascherina, ci saranno una serie di cose che saranno tutte scritte domani eventualmente le eh, commentiamo però per partire gli esercenti dovranno semplicemente fare una comunicazione al comune è stato un lungo confronto. Inizialmente si pensava a un'autocertificazione, poi i sindaci, tra i quali anche il sottoscritto, hanno fatto presente che questo sarebbe stato un ulteriore onere, di nuovo burocrazia, di nuovo carta da firmare, e quindi si è arrivati al, diciamo all'accordo sulla comunicazione ai comuni, che da quel momento lì in avanti sapranno quali sono le attività che eh, svolgeranno questa pratica ed eventualmente le andranno senza l'eventualmente le che potranno quindi andarle a eh, controllarla. Eh, è stato un parto lunghissimo, una riunione di tantissime di, di più di due ore, e, mh, anche proprio sui termini. Per esempio in un certo momento ci siamo fermati sui sindaci consentono. Il fatto di dire consentono vuol dire autorizzano, quindi vuol dire che cambiava tutto il provvedimento. E quindi non è più i sindaci consentono, e noi di fatto prendiamo atto, ma controlliamo. E quindi, comunque, questo è ehm, no secondo casa eh, per andarci a, a vivere se non in giornata mordi fuggi per qualche cosa che è improcrastinabile e il take away anche sul territorio eh, piemontese. Eh, la regione, naturalmente, ha molto ponderato queste, queste scelte perché, come stiamo sentendo, la regione di Piemonte è fra quelle che ancora tardano a, ehm, a rallentare diciamo l'avanzata del, del virus. Nei giorni scorsi abbiamo commentato che abbiamo passato in proporzione agli abitanti ehm, il numero che aveva l'Emilia, quindi per esempio a ieri eravamo 0,594% della popolazione, mentre l'Emilia è 0,565%. Sono frazioni, ma intanto ci dicono che in proporzione al numero di abitanti in questa regione ci sono più positivi. Eh, quindi una massima cautela, eh, lo stesso lo dobbiamo fare anche noi nell'Astigiano, perché eh, da una settimana a questa parte anche i dati dell'Astigiano con le centinaia, migliaia di tamponi che sono stati fatti nelle case di riposo e che hanno portato esiti di molti positivi, anche noi rispetto a essere la Penultima, ed essere quindi in una situazione: parlo sempre di provincia in questo caso, in una posizione infidiabile. Siamo arrivati a essere la seconda, quindi, in proporzione al numero di abitanti, siamo quelli dopo Alessandria che in Piemonte hanno il maggior numero di, di contagiati. Eh, oggi ho pubblicato una cartina che vi faccio vedere qua sul sito, sempre sulla pagina Facebook, e dove in sostanza la mia intenzione era quella di far vedere in tutte le province intorno all'epicentro di Codogno che cosa era successo. I dati più importanti in proporzione al numero degli abitanti le hanno le province di Lodi, Cremona e Piacenza. E Via via allargandosi, arrivando ad Alessandria, che è quella che ha il dato più alto in Piemonte, e noi che abbiamo un'operazione trasparenza, se vogliamo dire così, come ho sempre voluto essere. Qualcuno continua a mettere in dubbio i miei dati, qualcuno mi chiede ancora, nonostante abbia cercato di esserlo fin dall'inizio, e lo sono stato fin dall'inizio, di fare chiarezza, di dire la verità. Io guardate, vi dico che Buddha disse che ci sono due errori che si possono fare lungo la strada per la verità. Non andare fino in fondo e non partire. Partire, sono partito fin dal primo giorno che ho iniziato a parlare con voi e a dirvi le cose come stavano, ed è mia intenzione andare fino in fondo, quindi tutte le volte che avrò dei dati sarà mia premura metterveli a conoscenza. Ci sono dei dati, naturalmente, che non fabbrico io, li cerco dalle fonti più attendibili possibili. Se qualcuno mi sta dando delle informazioni che eh, si riveleranno sbagliate, eh, se ne assumerà la responsabilità. Io, in buona fede, come qualcuno quando parla con l'amministrazione comunale, parla col sindaco perché la rappresenta, se poi il sindaco gli dice delle cose che non sono quelle. Eh, ne risponderà in un qualche modo, eh, io ho, ho fiducia nelle persone con cui ho a che fare in tutte le istituzioni fino ad oggi abbiamo collaborato con tutti per cercare di ottenere dei risultati ehm, mi spiace che si metta in dubbio appunto questo, i dati di oggi, poi passo delle altre notizie anziché aspettare fino in fondo visto che sono già usciti, da un po' dicono che ad Asti abbiamo 27 positivi in più di ieri la provincia di Asti. Adesso cercherò magari fra domani e dopodomani di ridarvi di nuovo il dato separato della città di Asti, che, come vi ho sempre detto, ha circa 76.000 abitanti rispetto ai 214.000 di tutta la provincia, provincia costituita da 118 comuni, il capoluogo più altri 117. Quindi da 1530 positivi passiamo a 1557, è un più 27. Il dato invece più brutto è eh, che è il più brutto degli ultimi giorni forse di sempre relativamente ai decessi eh, se mh, tre giorni fa festeggiavamo un giorno senza decessi oggi purtroppo devo dirvi e comunicarvi che sono state dieci le persone che sono eh, mancate e quindi a queste dieci famiglie, alle dieci famiglie di queste persone va ehm, tutta la nostra vicinanza e naturalmente le nostre più sentite condoglianze eh, il dato che possiamo ancora vedere da, prima di passare alle altre notizie è un continuo e incessante da ormai più di due settimane diminuzione dei posti occupati in terapia intensiva. Pensate che oggi siamo scesi sotto i 200. Eh, si liberano posti in terapia intensiva, si liberano posti nelle subintensive, eh, diminuisce la gravità dei pazienti eh, che sono eh, quindi ricoverati presso le strutture ospedaliere, ma questa cosa continua. A, a, a diffondersi. Ripeto, eh, i motivi possono essere diversi. Eh, ci siamo anche detti se vai a cercare i positivi li trovi perché abbiamo sempre detto che si stimava e non lo stimava Maurizio Rasero ma degli scienziati dei dottori a livello nazionale in tutte le più grandi organizzazioni che abbiamo che ogni eh, positivo che conosciamo ce ne sono tantissimi forse dieci volte tanto di asintomatici che girano fra di noi e io una cosa che vi ho detto almeno per dieci dirette consecutive perché era il suggerimento che mi arrivava direttamente dall'ASL quando uscite di casa anche per andare a fare spesa Considerate tutte le persone che incontrate come se fossero dei positivi e quindi mantenete le distanze, prendete le precauzioni, fate tutto come se tutte quelle altre persone fossero positive. Perché effettivamente anche una persona che vediamo che sta bene, che non ha nessun problema, potrebbe essere un asintomatico e potrebbe eh, darvi dei dispiaceri. Detto questo. Eh, L'azione che ricordo oggi è del Rotary Italia. Avevamo ricordato il, il Rotary di Asti assieme a tutti gli altri club di servizio eh, qualche settimana fa perché avevano fatto iniziative comuni importanti per l'ospedale, le avevamo già ringraziati. Oggi ringraziamo il Rotary Italia perché ci fa sapere naturalmente il Rotary di Asti eh, per un'operazione che riguarda più di 50 città in Italia e gli ospedali delle stesse ha fatto un'importante donazione all'ospedale. Eh, in particolare sono attrezzature: riguardano due gate con termoscanner, una unità di triage e attrezzature ad alto biocontenimento. Quindi ringraziamo il Rotary Italia. Eh, iscrizioni ai nidi d'infanzia: il mondo va avanti, noi non siamo fermi. Se il sindaco si concentra soprattutto su questa cosa, se molti assessori collaborano con il sindaco tutto il giorno per eh, cercare di seguire le tante cose che questa brutta bestia con cui abbiamo a che fare ci dà da fare quotidianamente, ognuno degli assessori sta continuando il suo tradizionale lavoro. Per cui, a seguito di eh, questa notizia che arriva dal eh, settore dell'istruzione, eh, a seguito del prolungamento delle disposizioni governative per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, anche i nidi di infanzia e di Asti proseguiranno con la chiusura precauzionale dell'attività e questo era evidente. Sarà comunque possibile effettuare le iscrizioni per il prossimo anno educativo 2020-2021. Attraverso le nuove procedure online che permetteranno la compilazione delle domande di iscrizione al servizio Nidi d'Infanzia del Comune di Asti per i nuovi bimbi utenti e per le richieste di conferma di iscrizione al nido per i genitori, il cui minore ha già fruito del servizio nel corrente anno 2019-2020, quindi potranno essere effettuati online sul portale del Comune di Asti, basta collegarsi al Comune di Asti entro il 30 maggio. Le iscrizioni presentate il 30 maggio verranno verificate, ci sarà una formulazione di una gradatoria basata sui criteri stabiliti dal regolamento comunale sui nidi e quindi anche questo sul comune di Asti può essere visto. Quindi continua la programmazione per ripartire e quando le condizioni lo permetteranno si riprenderanno le attività con la massima sicurezza per tutti questa era una nota che dall'ufficio mi sono arrivati e che proprio perché è in positivo il mondo deve continuare ad andare avanti, dovremmo immaginare in futuro di ripartire. Questo è un segnale che va in quella direzione. C'è un bando per i voucher scuola della Regione Piemonte Apre oggi alle 12 e starà aperto fino alla mezzanotte del 10 di giugno 2020. Il bando per il nuovo Voucher Scuola, il ticket virtuale per gli acquisti legati al diritto allo studio, che si presenta quest'anno con alcune importanti novità. Quindi il voucher può contare su una dotazione finanziaria di oltre 18 milioni di euro, grazie all'integrazione tra risorse regionali e contributo statale per libri di testo. Eh, sarà importante. Lise, eh, che è non superiore ai 26.000 euro, le domande possono essere presentate esclusivamente online. Qui, il portale della regione Piemonte, l'importo si differenzierà in base alle fasce di reddito e agli ordini di scuola. Si va da un minimo di 75 euro. Fino al massimo di 500 euro per il voucher libre di testo. Eh, sarà possibile anche eh, per attività di integrative, di trasporti, materiale didattico, dotazioni tecnologiche eh, e poi fino a un massimo di 950 euro. No, da 950 euro a 2150 per il voucher iscrizione e frequenza. Vi saranno delle maggiorazioni per gli studenti invece con disabilità certificate, disturbi specifici di apprendimento, esigenze educative speciali. Era un bando che mi sembra interessante che qualcuno deve iniziare a leggere per eventualmente fare domande visto che ci saranno delle scadenze. La categoria che ringraziamo questa sera sono i patriarchi dell'Astigiano. Sono persone straordinarie a cui dobbiamo molto, che hanno condotto delle vite... Eh, sicuramente meno agiate delle nostre perché cento anni fa non c'erano le agiatezze di oggi, anche se non viviamo in un momento in questi precisi giorni particolarmente eh, simpatico, eh, però eh, proprio loro in questo periodo possono aiutarci eh, spiegandoci le difficoltà della loro vita di cento anni fa e dandoci coraggio per andare avanti. In particolar modo, citando i patriarchi dell'Astigiano, quindi quelle persone che hanno compiuto 100 anni, consentitemi di fare gli auguri per i suoi 100 anni a Lucia Schiero, che è ospite della casa riposo Opera Piatellini. In altri tempi, domani, visto che è domani che li compie, sarei andato col presidente della provincia a trovarla a omaggiarla del diploma. A salutarla personalmente e a festeggiare con lei e i suoi parenti. Questo non è stato possibile. Cercheremo di recuperare non appena passerà questo brutto momento. Intanto, veramente tanti auguri. Eh, alcune domande di questi giorni e andiamo alla conclusione. In questi giorni mi avete chiesto sul cimitero. Bene, il cimitero. Eh... C'è stata un'ordinanza sindacale del 23 di marzo che lo aveva, la numero 16 che l'aveva chiuso, ripresa con una proroga da quella del 20 del 3 di aprile l'ordinanza 28, 28 dell'11-4 mandava come termine di chiusura del cimitero fino al 3:5. Bene, io ho sempre detto: alla fine di questa settimana, probabilmente parleremo per il cimitero. Nel frattempo era uscita un'ordinanza del Ministero della Salute che prevede la chiusura dei cimiteri ancora fino al 17.5. L'unica cosa che cambierà da lunedì è che mentre fino ad oggi, e qui consentitemi di chiedere scusa a tutte quelle famiglie che in questi giorni hanno dovuto recarsi al cimitero per l'ultimo viaggio di un proprio parente, congiunto, eh, familiare, e eh, dove abbiamo sovente fatto fare delle eh, scelte dolorose, quindi magari famiglie con più figli, magari con parenti, soltanto due persone potevano eh, entrare. Eh, mi scuso perché capisco che ho già voluto per quelli che non sono entrati dire questo, questo, questo passaggio. Da lunedì, l'unica cosa che cambierà è che speriamo non ce ne siano, ma in caso di eh, funerali, potranno anziché due entrarvi 15 persone. Così è stabilito. Eh, nel DPCM eh, altre domande, molti mi chiedono i controlli sui parrucchieri abusivi. Eh, noi controlliamo la finanza, gira la polizia municipale, gira. Eh, triste pensare che ci sono delle professionalità che sono chiuse, che stanno adempiendo a quello che la legge gli richiede e che ci siano degli abusivi che ne approfittano per recarsi in alloggio per fare delle attività eh, che intanto non si dovrebbero svolgere, ma farle in barba a, a persone professionali che hanno tutti i requisiti e eh, che subiscono in questo caso una concorrenza scorretta. Mi si chiede i test serologici se potranno essere fatti a tutti, intanto detto. Che da lunedì partiranno su uh, i dipendenti dell'Asl e ehm, quindi, visto che ci vorranno più giorni per farli tutti, eh, poi ci diranno se e come ehm, continueranno a fare questi test anche sul resto della popolazione. Mascherina quando per tutti nel DPCM avete sentito che c'è il contingentamento dei prezzi, si prevede che le mascherine non debbano costare, co cioè che costino prezzo convenzionato 0,50 e eh, quindi intanto si è abbattuto moltissimo il prezzo, la maggior parte delle persone le può già adesso trovare, noi abbiamo distribuito nelle frazioni gli ultra 65 anni perché potevano essere quelli che ne avevano più bisogno, che erano magari più lontani da raggiungere in città, farmacie o luoghi dove le potevano comprare, mentre invece in città per il momento le abbiamo dati ai centri di ascolto delle parrocchie per, per darli ai più bisognosi, quelli che non possono permettersi l'acquisto. Stanno per arrivare le mascherine della regione sono mascherine, eh, ne sono previste una a testa, quindi ogni cittadino una mascherina. Sono mascherine più importanti perché a differenza di queste che abbiamo distribuito fino ad oggi, che sono chirurgiche, che durano un giorno, queste sono mascherine che possono durare 14 giorni, che sono lavabili. E queste cercheremo di distribuirle con il porta a porta affinché arrivino proprio tutti. Attraverso l'aiuto dei comitati paglio, stiamo organizzando in questo periodo l'intervento. L'ultima domanda a cui rispondo ancora. Ah, non ho detto che ieri all'ospedale di Asti è nato un bimbo. Eh, notizia che eh, da qualche giorno do perché mi è stata chiesta e perché è una notizia positiva che dà speranza. Eh, qualcuno mi ha chiesto quando ci saranno più treni. Eh, sindaco scrive le Ferrovie dello Stato. Sindaco senti cirio. Beh, devo dire che da lunedì, grazie a un coordinamento fra la Valle d'Aosta, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, l'assessore Gabusi ha comunicato che riprenderanno il 45-50% di tutti i trasporti con bus e treni. Eh, rimarrà poi ancora da decidere, da verificare la situazione dei maggiori costi che oggi questi tipi di trasporti hanno per via di disinfezioni, per via del fatto che non tutti eh, un pullman può essere pieno come prima, ci devono essere i distanziamenti e tutte queste altre eh, cose. Eh, ritenendo di aver detto tutte le notizie di questa sera, vi ringrazio per essere stati con me questi 20 minuti. Vi chiedo di condividere questa diretta. Vi auguro una buona serata a voi e ai vostri familiari. Ci vediamo domani.